Ieri mattina, debutto 3:39:70 non ufficiale. Che sensazioni, che gara è stata? Sì, guarda, avevo detto che volevo correre appena sotto i 3:40, più o meno sono riuscito. In realtà, se il tempo teneva tutto, la mia intenzione era correre intorno al 3:38, appena sotto. Però dai, come è stata la serata così, con la pioggia, il vento, sono contento, sono capito che ho volato bene. Adesso bisogna continuare, ci vediamo il 5 dove provo un passaggio molto più forte per fare il mio personale. È stata un'annata tribolata, è il tuo debutto stagionale, un'annata con mille problemi. Come sei uscito, come stanno andando gli allenamenti? Ma sì, guarda, appena hanno annullato le Olimpiadi europee ero un po' demotivato, un po', diciamo, incazzato. Dopo piano piano comunque ci ho ragionato, si potevano fare alcuni record, battere dei tempi, quindi è tornata la motivazione. Infatti su Livigno ho lavorato benissimo e quindi adesso la stagione è partita con un bel 1500 e speriamo che si chiude bene. E poi il grande obiettivo di questa stagione si chiama Monte Carlo. Sì, tra due settimane avrò un 5000 a Monte Carlo, dove un atleta vorrà provare a fare il record del mondo. Io sono dentro, cercherò di attaccarmi e non scoppiare. E cosa sogni per quel gioco? Cerchiamo di battere tanto il record italiano, il 13.5. E se deve andare ancora meglio, correre sotto i 13 sarebbe un sogno. Grazie mille. Grazie a voi. Ciao.